Buonasera, ben trovati. Questa settimana l'abbiamo spostata un po' al martedì e in prima serata. Stasera mi sento anche un po' prete in questa veste così alla coreana. Allora, stasera parleremo un po' di... Ciao Nicla, sei la prima, benvenuta. Parleremo un po' di coppia, della sessualità all'interno della coppia e di quella che può essere il rovescio della medaglia. E ne parleremo insieme alla dottoressa Anna Carderi, che vedo collegata in questo momento, la invito subito, è una psicosessuologa e adesso diamo subito spazio a lei così cominciamo questa diretta. Allora, ti invito subito, Anna. Eccoti qua, ciao Anna, buonasera. Sera. Buonasera a te, grazie di aver accettato questo invito. Questo spazio, questa settimana si sposta qui in prima serata, ho messo come se fosse un po' un appuntamento importante, e lo sei, e lo è perché insomma la tua presenza per me lo è importante. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci anche personalmente. E quindi questa prima collaborazione così tramite questa diretta, questo spazio, mi fa molto piacere e quindi ti ringrazio ancora. Ti ringrazio io per avermi invitato nel tuo salotto virtuale e parleremo un po' seriamente, un po' ci prenderemo un po' meno sul serio perché la sessualità è questo, no? Assolutamente, è anche leggerezza e gioco soprattutto, ma no? Poi all'interno della coppia deve esserlo ancora di più. Indispensabile. Esatto. Allora, intanto fai una piccola presentazione di cosa sei. Sei una dottoressa, sei una psicosessuologa, di cosa ti occupi, almeno anche un po' le persone che ci stanno seguendo ti conoscono un po'. Certo, allora io sono psicosessuologo, quindi sono psicoterapeuta che si è specializzato all'interno della sessuologia. Mi occupo di tutto ciò che è il benessere sessuale, a partire dal disturbo, quindi per favorire il benessere, disturbi sessuali, quindi andiamo a trattare dai disturbi dell'erezione ai disturbi tipo il vaginismo nelle donne, ma anche all'interno della stessa coppia. Il problema è la crisi della coppia, riattivarla, favorire tutto ciò che è la comunicazione, perché spesso i problemi all'interno della coppia sono dovuti alla comunicazione. Esatto. E poi tramite lavorare su queste defiance che si sono instaurate o nella persona o all'interno proprio del sistema coppia e da lì favorire il benessere, quindi rendere questa sessualità nuovamente il punto di forza di una coppia come lo è sempre stato, anzi meglio di prima perché attraverso il percorso psicosessuologico si conosce se stessi, si ha maggiore consapevolezza di ciò che piace, di ciò che non piace e quindi la sessualità dal timbro il cartellino diventa qualcosa di appetitoso, insomma. Sì, assolutamente è così. Insomma, hai parlato all'inizio del fattore comunicativo, no? Che all'interno della coppia è veramente fondamentale. E il Esatto. letto diventa un po' il posto giusto dove imparare anche a comunicare, dove si può scoprire se stessi, ma si può scoprire anche l'altro nei suoi profondi desideri più nascosti, quelle piccole, diciamo, fantasie erotiche che uno può avere. Ma soprattutto diventa veramente il posto ideale e io diciamo per quanto riguarda i miei percorsi di counseling, le persone che vengono con problemi di coppia, normalmente c'è una scarsa comunicazione, ma poi c'è anche una scarsa comunicazione a letto e da lì subentra il terzo incomodo quasi sempre. Che è l'ansia. Che l'ansia la vogliamo chiamare ansia, beh, ma c'è anche un terzo incomodo proprio persona che poi crea l'ansia. Ma quello non è il terzo incomodo quando subentra. Questo sarebbe una cosa molto interessante da andare anche ad approfondire. Ci vogliamo entrare subito un po' in questo discorso,
partendo Del proprio terzo nel incomodo. terzo incomodo, mi sembra una palla ottima da prendere al balzo. Spesso il terzo incomodo è un po' quello che sembra che voglia un po' distruggere, no? La coppia. Sì, sembra. Sembra, esatto. Spieghiamo Sembra. questo sembra, che succede? Ma sai, a me viene sempre in mente un film con Alberto Sordi e Monica Vitti, in cui lei scopre che lui ha un amante, lui in questo caso è Alberto Sordi, il marito, e di conseguenza comincia a tappinarlo, a pedinarlo, finché non scopre chi è l'amante. Va dall'amante e gli dice di lasciare immediatamente il marito. Effettivamente poi l'amante lo lascia. E da lì c'è il tracollo della loro vita sessuale. Per cui lei a un certo punto decide di ricontattare l'amante e di supplicarla di tornare con il marito. E da lì la loro sessualità ricomincia ad esplodere. Quindi questo terzo incomodo, qui lo dico e qui lo nego, Lo nego. forse tanto incomodo non è. Allora, diciamo che l'idea del tradimento un po'. Pensare comunque a essere traditi crea una frustrazione, crea un disagio e crea anche un abbassamento della propria autostima. Sapere che il proprio compagno o compagna comunque ha un'altra persona, l'altro che fa parte della coppia comincia a domandarsi: io non gli basto, non gli sono sufficiente perché ha dovuto trovare un'altra persona all'infuori di quelle che sono me, di quella che sono io, di quello che sono io. E qui cominciano a venire i primi film, no? E questa cosa comunque è inaccettabile. Voglio raccontarti un piccolo aneddoto di una persona che venne da me, dove aveva fortissimi problemi di coppia con il marito, lei aveva le sue fantasie, lui aveva le sue fantasie, hanno trovato il giusto equilibrio negli scambi di coppia, perché Sì. comunque avevano tutte e due un forte desiderio sessuale. Non riuscivano a trovarlo all'interno della coppia perché ognuno aveva paura del giudizio dell'altro e quindi sfogavano questo loro desiderio all'esterno. Nel momento in cui hanno fatto un percorso, hanno preso consapevolezza dei propri bisogni, dei bisogni dell'altro e nello scambio di coppia sono diventati una coppia veramente felice, mi verrebbe da dire, perché comunque hanno trovato il loro equilibrio. Ma non solo, lo scambio di coppia presuppone un'alta complicità all'interno della coppia, altrimenti diventa deleterio e distruttivo. Chi predilige questo tipo di sessualità, comunque deve avere con l'altro un costante scambio, scambio non verbale, scambio verbale, deve essere molto intenso e soprattutto capire che ci si unisce nello stesso scambio, che è una cosa molto difficile, molto particolare soprattutto, però anche questo può essere un qualcosa che non è che aiuta la coppia, fa parte di noi e viene messo all'esterno. Quindi, prima di tutto, bisogna avere una conoscenza di noi, cioè dircelo perché. Tra i tanti tabù, tra i tanti condizionamenti, ancora oggi quando si parla di scambio di coppia si pensa a tutta la parte delle perversioni, quando invece spesso fa parte di un nostro bisogno, è un nostro modo di affrontare la sessualità, che rientra più nella normalità che nella patologia. Poi certo bisogna vedere le varie sfaccettature, però è una parte di noi e se troviamo la persona complice che ci consente di tirarla fuori questa parte e dall'altra parte ci fa da specchio accettandola, accogliendola, anzi, volendo metterla in atto, questo non fa altro che amplificare la coppia. E nutrirla soprattutto. È verissimo. Quindi tutto parte, molto parte dal proprio percorso personale di autoconsapevolezza. E Sì. questo è veramente fondamentale. Come Anche perché siamo. l'autoconsapevolezza. No, Scusa. scusami, no, no. Scusami tu, non ti sentivo, avevo un attimo di blackout dell'audio. Vai, vai, continua anche. Perché uno penso sempre poi all'autoconsapevolezza, è il percorso personale, no? C'è anche un'autoconsapevolezza corporea.
Se io non conosco il mio corpo, non so come trarne beneficio, benessere, piacere, difficilmente troverò un partner che avrà la scienza infusa e mi avvicinerà al piacere sessuale. Io dico sempre alle donne che se l'orgasmo non lo sanno raggiungere da sole nel loro autoerotismo, non ci sarà nessun partner che glielo farà raggiungere. E questo crea una dinamica deleteria perché ci si aspetta che sia l'altro a farci raggiungere. Dall'altra parte, l'altro si sente frustrato perché non si sente capace. Alla fine c'è quella resistenza, quel conflitto nascosto che poi esplode nella coppia con autoaccuse a vicenda, poi si arriva anche a questo. Quindi. Ti faccio una domanda che mi viene fatta magari tante volte e te la riporto. Perché fuori dalla coppia è più facile trovare il proprio piacere sessuale, la propria libertà sessuale? Hai detto la parola giusta, libertà sessuale. L'assurdità è Persone che dicono più ci si. piacere, io poi le riporto, dico, ma non è un piacere, è una libertà, ti senti più libero o più libera fuori dalla coppia? Eh già, perché paradossalmente la coppia la intendiamo come una gabbia, cioè all'interno della coppia quello che noi eravamo, quindi amanti, perché all'inizio quando ci si conosce si è amanti, nel senso di amare, donare amore, quando si è all'interno della coppia poi si diventa seri, ci si il fiocchettino, il vestitino da sera e quindi la sessualità è come se dovesse diventare pulita, come se quella prima però fosse sporca, quindi non la dobbiamo né guardare né rifare. L'unica cosa sporca nella sessualità sono i vestiti che si tolgono in realtà. Ci pensiamo, no? E questo più passa il tempo, più il rapporto diventa lungo, più diventa serio, più nella nostra testa all'altro non dobbiamo fare più cose che non la rendono la nostra metà, la nostra il nostro pezzo di cuore, no? E quindi anche l'altro spesso si adegua. Il problema è che andiamo a frustrare i nostri bisogni, nell'adattamento ci stiamo anche, ma poi a un certo punto o implodiamo dentro, manifestando il sintomo sessuale, spesso e volentieri, o esplodiamo fuori con la crisi. E ben venga la crisi se riporta a rimpastare tutto Tutto il quanto, rapporto mettere in discussione, sessuale. vero? Questo un po' fa capire quanto poi le morali che noi abbiamo inculcate fin da bambini nel nostro sistema sociale poi siano veramente potenti. È un discorso moralistico, anche religioso, no? Specialmente qui in Italia ne siamo fortemente condizionati da questo qui. E quindi c'è questo switch in cui da fidanzatini lo possiamo fare ovunque, nella macchina, nel supermercato, al cinema, dove ci pare. Nel momento in cui andiamo a convivere, entriamo proprio all'interno casa, quella casa assume veramente un ruolo diverso. Tu l'hai descritta proprio come gabbia, perché forse la sensazione è proprio questa, quella che si vive, no? Di una gabbia. Beh, adesso ho messo la testa a posto, quindi non posso più fare le cavolate che avrei voluto fare anche prima e che magari avrei voluto fare anche dopo. E quindi questo è un meccanismo curioso, ma molto vero. Purtroppo. Abbiamo già. Io intanto volevo sollecitare anche un po' le persone che ci stanno vedendo, se avevano domande e magari possono sicuramente interagire con noi. Volevo un po' in questo momento andare un po' a nocciolo di quella che era la nostra Il tema tema. che avevamo un po' centrato su questa diretta, il rovescio della medaglia all'interno della sessualità della coppia. Spesso capita che la sessualità, come abbiamo detto all'inizio, diventa anche un po' il giusto modo per conoscersi, per conoscere l'altro, per trovare una giusta comunicazione. Questo se la libertà sessuale c'è da ambedue le parti.
E allora veramente lì la sessualità può diventare un canale fondamentale per far crescere la coppia. Ovviamente nelle fasi della coppia, dopo l'innamoramento, l'infatuazione, tutta la chimica che c'è all'inizio, poi c'è un lavoro, no? Che la coppia deve portare avanti, che è quello della costruzione dell'amore, degli obiettivi e di tutto quanto quello che le persone scelgono di affrontare insieme. Ci sono due frangenti, due momenti all'interno della coppia molto complicati. Uno che è quando la donna diventa madre e lì c'è un'interruzione della sessualità, perché c'è proprio una visione, no? Sia da parte dell'uomo sia da parte della donna di vedere l'altro o l'altra. E poi c'è anche invece il rovescio della medaglia, quella era una problematica. Un altro rovescio della medaglia è che spesso nelle relazioni extraconiugali, cioè extracoppia, più che extraconiugali, extracoppia, nel legame sessuale si crea una fortissima intesa, molto forte, e questa poi, finita questa intesa sessuale, finito l'atto sessuale, e cominciano i problemi. Caspita, perché? Perché non rimane niente, non ci sono le fondamenta, purtroppo. Spesso quando siamo attratti da una persona e c'è l'incastro sessuale, quell'incastro diventa vincolante quanto deleterio per noi, perché non riusciamo a farne a meno. Ma chi lascerebbe andare qualcosa che ti dà piacere? Cioè, ci basiamo tutte le dipendenze su questo assunto, no? Per cui nella sessualità, quando io mi sento attratta, l'altro è attratto, aumenta l'autostima, io mi sento più desiderabile, mi sento gonfia, gonfia, il mio ego sale, no? E non ne vorrei mai fare a meno. Il problema è che quando poi dura questo rapporto e si comincia ad entrare nella quotidianità, quindi si esce dalla camera da letto. Il problema è che non si è costruito niente. O magari ci rendiamo conto, guardando l'altro, che non è la persona che vogliamo accanto, perché tutte le sue caratteristiche non collimano con l'idea che abbiamo della persona, chiamiamola ideale, non che è ideale, però della persona che ci fa stare bene nella quotidianità, nella vita vissuta, no? Quindi quella parentesi sessuale si scontra fortemente con La quello che realtà. è. E se non c'è da costruire, questo palazzo sprofonda. Quindi un po' è anche il senso del forte piacere che noi possiamo raggiungere con una persona, un'intesa sessuale fortissima che comunque ci lega dal punto di vista proprio del piacere perché rilascia le endorfine, rilascia tutto quanto quello che ci fa stare bene in quel momento, se gli vogliamo dare anche una connotazione chimica della cosa, nel momento in cui noi ci riscontriamo e torniamo alla realtà, ci rendiamo conto che quell'ideale, come tu giustamente hai detto, può anche essere idealizzato e quindi ci attacchiamo a quella persona come se fosse realmente un po' il nostro salvatore, ma questo poi ci porta via completamente dalla realtà. Il fatto, la complicanza, anzi, molto forte, e che ti domando. Perché è così difficile riuscire a tornare alla realtà? È vero che è una sorta di dipendenza, perché è come dire a una persona che fuma, smetti di fumare. Il fumatore lo sa che fa male, che provoca malattie, che puzzi, che spendi soldi, non c'ha nulla di piacevole la sigaretta in sé, ma quella sensazione di quei 3 minuti in cui ti fumi la sigaretta comunque crea una sorta di dipendenza psicologica. La sessualità a sua volta, anche a livello fisico, ne dà. Ma perché poi rimane proprio difficile tornare alla realtà? La colpa è della dopamina. Quindi è proprio un processo chimico, vero? Sì, se ci pensiamo un attimino, sì, allora sono tante le motivazioni. Di base c'è questa dopamina che continua, è come se io vedo un paio di scarpe, no? E decido di non comprarle, le ho provate, mi piacciono tantissimo, ma decido di non comprarle. Però comincio a pensarci. E più ci penso, perché il pensiero tira pensiero, no?
E questo mi manda nel desiderio di avere, nel desiderio di possedere. E come lo soddisfo? Lo soddisfo andando a secernere adrenalina, quindi sperimentando il piacere, andando a comprare il paio di scarpe, che magari non indosserò mai, però le ho comprate. Questo è anche uno dei meccanismi che sta alla base della limerenza, cioè l'ossessione per l'altro, quando l'altro non riusciamo più a togliercelo dalla testa, quando è come se diventasse indispensabile, mi manca l'aria senza di lui. E è proprio una patologia poi la limerenza, perché spesso e volentieri scatena poi tutto il meccanismo dell'ossessione. Hanno fatto degli studi su cui spesso e volentieri queste persone, di base, andando ad esaminare le persone che hanno attuato stalker e tutto il resto, gli stalker poi effettivamente hanno cominciato con questo processo. Quindi è un meccanismo che ci avvicina all'altro, ma nello stesso tempo è un boomerang perché ci allontana. Poi Esatto. di base io dico sempre una cosa: c'è lo stile di attaccamento. Purtroppo quello è il nostro ba la nostra Basic base. da quando nasciamo. Esatto, cioè lo stile di attaccamento fondamentalmente è come siamo stati amati. Esatto. In quel modo, cioè, se siamo stati amati col cibo, quando staremo male cercheremo il cibo. Siamo stati amati nel rifiuto, cercheremo persone che ci rifiutano. Siamo stati amati nell'amore, cercheremo quello. Tanto è vero che ci sono diversi linguaggi dell'amore, no? Certo. E quindi io che faccio però? È talmente condizionante questo processo perché è l'imprinting, è lo stile di attaccamento che mi è stato sigillato addosso, che io lo rimetterò in atto inconsapevolmente da grande. E spesso bisogna vedere come si incontrano gli stili di attaccamento con l'altro, che spesso e volentieri nascono amori malati. E tutto ciò che ci porta a cercare sempre l'altro ossessivamente è un amore malato. Quindi adesso io rimanderei anche alle persone che ci stanno seguendo. La notate voi, per esempio, questa cosa? Se vi innamorate e tendete comunque ad avere relazioni con persone sempre allo stesso modo e che in qualche modo riportano un po' al vostro modo di essere state amate? Quindi questa magari è una piccola riflessione che a loro possiamo rimandare. Io ti dico già di mio, avendo fatto i miei percorsi e tutto quanto, che sì, è verissimo, c'è poco da Vero. fare. E questo, anche questo, in un percorso personale si può raggiungere la consapevolezza di questo, perché questo è uno strumento di cui noi ne siamo completamente sprovvisti e soprattutto non è colpa nostra se noi non sappiamo riconoscere un amore sano. Se siamo stati abituati sempre ad un amore che non lo è. Quindi anche questo è importante capirlo per il proprio percorso, anche per cercare veramente poi la felicità che tanti sognano. Io oggi è una cosa incredibile, ma credo che sia la richiesta dell'80% delle persone avere una persona a fianco che comunque dia quella tranquillità, quella serenità, quella giustezza alla propria vita. E sembra che non ci sia. E allora noto tanto che le persone poi cadono un po' nella rassegnazione, no? Nell'idea di raggiungere questo principe azzurro che in realtà sta solo nella propria testa, ma che invece poi magari scartano a priori la persona giusta, che non c'entra spesso mai con il proprio principe azzurro. E quindi ecco, io questo è un augurio che è diciamo un po' una speranza che nutro verso le persone che mi seguono, con cui interagisco tantissimo. Quindi prendete anche nota di questi piccoli spunti che vi stiamo dando. Bene, c'era una domanda prima che la vado a ricercare, non vorrei essermi sbagliato. Allora, Che bravo Chiara che sei, Merlino. segui pure le domande. Chiara Merlino ci dice: dipende sempre dai rapporti che si hanno con le persone e anche i limiti che ci si pone. Non so, era un intervento precedente. Se magari Chiara ce lo specifichi, specifichi, specifichi.
magari ti possiamo rispondere meglio. Allora, e poi non so se ce n'erano altre. Io ogni tanto buttavo un occhio, ma da buon Io maschietto con solo due due questioni. neuroni, voglio dire, non riesco a fare più di due cose. E due è tanto. Ok, no, era solo questo qui. Quindi, Chiara, se magari ci vuoi un po' specificare meglio. Ecco, riguardo alla gabbia del convivere. Ah, ok. Allora, ti ripeto la domanda, Anna. Allora, riferito al discorso della gabbia nella convivenza, in quello che poi è all'interno della coppia, dipende sempre dai rapporti che si hanno con le persone. Immagino che Chiara dicesse tra coppia e anche i limiti che ci si pone all'interno della coppia. Sì, sai, i limiti che ci si pone sono un po' quelli che abbiamo detto, dei condizionamenti, dei tabù che abbiamo, dell'idea del principe azzurro, della principessa che deve Esatto. starci accanto, no? Questo ideale che ci hanno inculcato nella testa, e senza darci gli strumenti per capire, ma chi è sto principe azzurro, insomma? Io dico sempre con una battuta, dico, mentre voi aspettate il principe azzurro, quello si è fatto mezzo regno, quindi voglio dire, ma non lo Ma magari è anche morto, ha perso il cavallo, che ne sappiamo? E io poi uno con la cazzo a maglia azzurra non lo vorrei mai, non lo so tu, ma... Carnevale. Però quando noi ciò che ci incastra, l'incastro sessuale di cui prima dicevamo, è un incastro sano, se si incontra con un incastro anche rispetto al proprio stile di attaccamento, alla nostra dinamica, al nostro carattere, a quella complicità che si crea e che ci unisce. Che è data come fulcro dal dirsi quello che si sente, non quello che è sbagliato nell'altro, no? Tu oggi hai fatto questa cosa, no, Fatto cadere nel giudizio. io oggi mi sono sentita triste perché ho visto questa cosa, che riguarda semplicemente noi, perché l'altro non lo fa apposta, non ci pensa, è disattento, ma d'altronde non ha neanche la sfera di cristallo per capire cosa vogliamo noi se non glielo dichiariamo. Quante volte Massimiliano sentiamo, va bene, ma lui lo dovrebbe capire, ma dovrebbe partire da lui. Ma se glielo dico, che senso ha, no? Il senso di farci conoscere. Esatto, questo è un ragionamento tipico femminile che non vuol dire che sia sbagliato, ma è un ragionamento, una modalità tipica comunque sia delle donne. Io lo dico sempre, la donna va ascoltata per ciò che non dice, non per ciò che dice. Quindi, insomma, è un lavoro molto difficile. Immaginate ora un uomo, poverino, me compreso, con due neuroni, come ce l'ho io, che deve andare a cercare in quel trambusto di pensieri e di aspettative quello che lei si aspetta. Cioè, per noi è impossibile, veramente, ma non è una colpa nostra, ma non è neanche una colpa della donna. Quindi la comunicazione, veramente, ecco, già passare dal mi sento così perché ho sentito questo, ho visto questo, già cambia il modo di approcciarsi e di comunicare all'altro senza puntare il dito. Perché tu mi hai fatto questo? Perché tu hai detto non mi hai difeso? Ah, sì, venga, basta. Ma se ci pensiamo un attimo, no? Se ci pensate un attimo, perché tante coppie sono esplose durante il Covid? Perché non erano abituati ad avere un parente dentro casa. Ma perché non si conoscono? Perché fondamentalmente, quando è che passiamo tempo con l'altro, tanto tempo da conoscerlo? Magari io ho sposato una persona, poi nel tram tram quotidiano, i figli, il lavoro e tutto, io ho sempre quell'immagine di quella persona, solo che fondamentalmente sono cambiata io nel corso degli anni e è cambiata anche lui. Ci siamo ritrovati nel Covid e dici, oddio, ma chi è questo? Chi è lei? Esatto. È la conoscenza che passa attraverso la comunicazione. È importantissima ovunque, ma all'interno della coppia diventa un ingrediente fondamentale parlare, comunicare, trovare il proprio punto di incontro, anche confrontarsi con quelli che poi sono gli obiettivi della coppia stessa, perché poi è vero che bisogna essere due individualità, ma poi il percorso deve essere unito, no? Bisogna quantomeno remare tutti dalla stessa parte, altrimenti non avrebbe senso.
Esatto. Invece è pieno di boicottatori. Vero? E di autoboicottatori, c'è anche chi si autoboicotta per boicottare, perché poi è questo Per l'uomo. confermare, si Esatto. autoboicottano così confermano quello che pensavano dell'altro. Esatto, per darsi ragione, È vero, assolutamente. è Senti, volevo vero, è vero. anche un po' affrontare un discorso un po' più serio e anche abbastanza delicato. Questo noi non ce lo siamo detti quando ci siamo sentiti per questa diretta, poi mi è venuta questa illuminazione, ma so che vado tranquillo con te. Uno dei rovesci della medaglia all'interno della coppia, poi cominciano a diventare le violenze. Quando si sviluppano delle violenze, soprattutto nei figuri della donna, fisiche, da parte dell'uomo si sviluppano più magari violenze psicologiche, perché poi le violenze non posso, io a me non piace distinguerle in fisiche e psicologiche. Una violenza per me rimane, a prescindere da una Chiaro. violenza, ha dei risvolti sicuramente diversi, ma il danno è lo stesso. Sicuramente in quella fisica c'è anche un discorso psicologico di supporto, di accettazione, non lo so fino a che punto, però comunque di consapevolezza di quello che è accaduto. Tantissime donne hanno un po' questa sindrome della croce rossina verso l'uomo, e questa sindrome della croce rossina è un po' una Candy Candy, anzi è un diavolo mascherato da Candy Candy, che insomma un po' ci fa ingannare, ci fa illudere che la croce rossina possa un po' cambiare la persona che noi ci abbiamo a fianco. In realtà questo non accade mai, ma non perché le persone non cambiano, perché le persone non vogliono cambiare, perché la volontà del cambiamento poi sta in questo. Quando succedono questi fatti, si riscontrano due realtà, sicuramente come abbiamo detto prima, ma un po' l'imprinting, di quello che è il nostro attaccamento, di come siamo stati comunque cresciuti e amati. Se una persona è cresciuta nella violenza, nelle botte, riconoscerà quella come gesto d'amore. E se una persona ugualmente è cresciuta nell'aiutare sempre le persone, sentirsi sempre svilita, sarà la persona che poi subirà questo. E paradossalmente queste due figure si incontrano molto spesso, perché sono quasi una conseguenza dell'altro. Nessuno può esistere se non esiste l'altra forma. Che succede? Come può una coppia riconoscere questo? Perché poi spesso la difficoltà è riconoscere che c'è una violenza, no? La donna comunque ha paura, la donna comunque dice, tende a giustificare gli atti del proprio compagno. Che succede? La cosa è molto delicata. Il problema fondamentale è che nella violenza fisica io mi posso ribellare perché a furia di portare i segni, prima o poi qualcuno se ne accorge e mi comincia ad aiutare, a voler aiutare in questa cosa. La violenza psicologica è una violenza subdola, in cui può cadere chiunque, anche lo stesso professionista può cadere in questa trappola, perché appunto perché è subdola, ci si ritrova dentro senza rendersene conto. E quando ce ne rendiamo conto ormai è troppo tardi, magari abbiamo già dei figli e per tutelare i figli non facciamo nient'altro. Cosa sbagliatissima, perché in quel modo non stiamo tutelando i nostri figli, gli stiamo dando solamente un esempio sbagliato di quello che è l'amore e ripetiamo nuovamente il canovaccio della nostra vita. La cosa più forte è chiedere aiuto se si è una donna, tanto più se si è un uomo è difficilissimo chiedere aiuto. È difficile perché spesso e volentieri c'è chi ti incentiva a trovare soccorso e tutto il resto, ma c'è anche chi ti cerca di placare, mitigare la situazione. E spesso sono anche i genitori che fanno questo. Ma che fai adesso? Ti lasci, lo denunci. E questo avviene anche all'interno delle forze dell'ordine e soprattutto se la cosa accade in un paese, si tende sempre a mascherare la situazione. Questo per il Quindi giudizio, copertura sopra copertura. È difficile uscirne fuori perché si creano tanti ancoraggi che ci impediscono di
uscirne. Abbiamo tanti cattivi motivi per rimanere all'interno della coppia. E uno su tutti è la paura che l'altro possa non solo attuare una violenza fisica che può essere le botte, ma proprio procedere con atti più inconsulti. Però poi alla fine la cronaca non dà ragione a queste donne, perché nell'occultare, nell'omertà della cosa, tante donne sono morte proprio per essere silenziose. Per cercare di mediare, acquietare una situazione, invece l'altro ha continuato. Avere un soggetto che ti fa violenza, non ce la puoi fare da sola se non chiedi aiuto. È la cosa più difficile, dicevo, chiedere aiuto, ma se sei da sola, se non hai una rete di supporto, non ce la fai. Non ce la fai quando ti mandano all'ospedale e poi i medici, gli infermieri chiedono spiegazioni, chiamano la polizia, non ce la fai a dichiararlo, non ce la fai a dire mi ha picchiato, sono caduta, sono distratta, mi capita spesso. Il problema è anche uno, che spesso queste violenze, se abbiamo dei figli, non finiscono a noi. Una volta finito il lavoro con noi, inizia quello con i figli. Quindi, se vogliamo veramente tutelarci e tutelare chi amiamo, va dichiarata la situazione, assolutamente. Esistono tanti centri antiviolenza e esistono anche case di accoglienza per le donne, perché spesso e volentieri, se sono vittime di abuso fisico, sono anche vittime di abuso psicologico, quindi gli è stato tolto il potere economico, gli è stato tolto il potere di gestione, non lavorano spesso e volentieri, non sanno dove andare e perché possono anche trovare le porte chiuse da parte dei familiari e delle persone che le circondano. Poi c'è anche la remora di dirlo. La remora di farsi aiutare perché si ha paura che lui possa fare male ad altre persone. Quindi c'è questo bisogno disperato di tutelare gli altri oltre che di nascondere. E questo, è ciò che poi ammazza la persona. Donna o uomo che sia, gli uomini ne sono una piccolissima percentuale, ma non così piccola se a Bologna è nato un centro antiviolenza per uomini. Quindi. Questo è un argomento che a me piacerebbe affrontare più in là, magari perché veramente ce n'è tantissimo da parlare, anche nel discorso delle violenze sul maschile, perché la violenza sulla donna ormai è, diciamo, un po' sdoganata, nel senso che ne parlano tutti, ci si mascherano e ci si vestono anche tantissimi col discorso della violenza sulla donna ed è una realtà nuda, cruda e purtroppo anche molto vera. Sul discorso maschile c'è ancora molto silenzio. Ma esiste, anche questo esiste, soprattutto nelle separazioni. Dopo la separazione, gli uomini sono veramente molto vessati dal punto di vista della violenza psicologica, perché comunque la legge, e dico anche per fortuna, tutela molto di più le madri piuttosto che magari, anche se lì il discorso secondo me sarebbe anche un po' più ampio, ma non è questo il momento per affrontarlo, perché poi uno genitore è genitore, cioè non è che uno è madre è più di padre. Quindi, insomma. Assolutamente. E quindi nel discorso, insomma, per entrando anche nel discorso della violenza, spesso all'interno della coppia c'è questa. Prima parlavo della Croce Rossina, no? Del diavolo mascherato da Candy Candy, che poi si affianca normalmente a una persona narcisistica, e spesso nella sessualità viene anche un po' sfocata questa violenza. Un po' l'abbiamo detto, poi quello che è il processo di dipendenza da una persona, ecco, magari la posso chiamare narcisistica, perché poi, o magari semplicemente dimmi tu quale può essere il termine adatto per definire comunque una persona violenta, violenta forse, però che Violenza, crea l'aggancio. sono persone antisociali, cioè oggi si parla tanto di narcisismo, no? Di figure narcisistiche e di questo connubio tra la Croce Rossina e il narcisista. Sì,
Vediamo anche Io, questo. se vogliamo andare sullo psichiatra, andrei su un versante istrionico o direttamente su un antisociale. Il narcisista, esiste anche un narcisista buono, che è quello plateare, che vuole stare al centro Attento, grazie. dell'attenzione, però non fa male a nessuno. Cioè, più che parlare quindi di narcisismo, io andrei a parlare proprio di persone che hanno delle componenti psichiatriche molto forti. E con cui malcapitiamo purtroppo, perché siamo e le narcisiste realmente, i narcisisti sono i crocerossini, Esatto. sono loro i narcisisti. Perché? Perché soccorrere l'altro ed aiutarlo significa stare al centro dell'attenzione, significa andare a colmare quel vuoto di autostima che abbiamo e quindi tramite il soccorso, tramite l'idea di io lo farò cambiare, ma noi chi siamo per poter cambiare l'altro? Nessuno, ma neanche l'ipnotista della situazione o il manipolatore per eccellenza può fare una cosa del genere, no? È verissimo. Quindi, il vero narcisista fondamentalmente è il crocerossino, che si sposa però, va a pasturare in un ambiente che è psichiatrico, perché le persone che va a incontrare, proprio per doverle salvare, le cerca col lanternino, no? Inconsciamente accade questa cosa, però le cerca nel lanternino e le cerca, per ritornare allo stile di attaccamento, tra quelle che sono familiari, cioè, ah, ho incontrato questa persona, è familiare, è come se la conoscessi da tempo. Tempo. Se avete uno stile di attaccamento negativo, state lontane dalle persone che co è come se lo conoscessi da tempo, perché vuol dire che è identico a ciò che ha caratterizzato il vostro stile di attaccamento. È per quello che siamo attratte o siamo attratti. Riconosciamo nostro. Certo, il problema è quello, lo riconosciamo nostro e quindi lontano. E tanto dicevo, la crocerossina va a pasturare in un ambiente che è malsano, in un terreno in cui lei non ha gli strumenti, per aiutare l'altro, ma soprattutto non conosce la patologia dell'altro, perché parliamo di persone patologiche. Esatto. Bene, allora ci sono. Questo pure è un altro argomento che io starei le ore a parlarci. Perché no, sai che c'è, Anna? Io mi rendo conto che le persone, spesso quando parlo con le persone, non puoi fargli una lezione su quello che magari tu hai imparato con i tuoi studi, eccetera, eccetera. Devi essere più raggiungibile, più capibile. E quindi cerchi di, io quantomeno cerco di proporgli domande che lo portano un po' lontano da quelle che sono invece le domande che normalmente si pone, cioè spostare l'attenzione più su se stesso, su quello che magari lo rende, lo potrebbe rendere felice, oppure domandargli provocandolo, dicendogli: ma questa persona è la persona con cui tu passeresti tutta la vita? E allora già magari lì, quella è una domanda che normalmente chi ha problemi di coppia non se la pone. Tende sempre a dire: ma perché lui mi ha fatto questo, lei mi ha fatto quest'altro, però sì, a letto andiamo bene. Però manca la domanda giusta: ma questa è la persona con cui io voglio condividere la mia vita? È la persona con cui posso stare bene? E queste sono domande semplici che poi paradossalmente nessuno se le pone, stanno sempre a cercare la soluzione al problema. E questi sono maschietti, eh? Questi siamo noi. La donna invece deve capire perché succede questo. Non cerca la soluzione, ma deve capire perché. Quindi, insomma, ecco, in tutto questo qua, l'argomento sarebbe veramente molto interessante e molto, molto, molto lungo da approfondire. Però ci siamo noi che invece possiamo dare una mano, ecco, alle persone. Quindi chi vuole ci può sicuramente contattare. Allora, Gloria ci dice: quando si parla di violenza, spesso, qui torniamo un po' sull'argomento di prima. Quando si parla di violenza, spesso subentra la vergogna di comunicare la violenza subita da parte delle donne, ma soprattutto negli uomini. Sì, beh, l'atto della vergogna credo che sia un elemento. L'hai molto detto bene tu prima, c'è un attimo di blackout. L'hai espresso in maniera molto chiara prima, dicendo che comunque poi sono tanti i fattori che vanno a coprire
proprio già la paura di aver subito la violenza e di poterne risubire. Quindi, se io ne parlo, ho paura di parlarne. La famiglia che tende a coprire, hai fatto anche l'esempio delle forze dell'ordine, soprattutto nei paesi piccoli, che tendono ancora a coprire. Quindi c'è questa sensazione di sentirsi dalla parte sbagliata, di sentirsi vergogna, di provare vergogna, no? Perché ti senti tu sbagliata, e questa è una sensazione che le donne poi fortemente provano in questo. Perché tutto questo coprirci ci scopre poi, se ci pensi, no? Il senso della vergogna a me rimanda sempre al nuovo alla storia di Adamo ed Eva, no? Dove si accorsero di essere nudi e lì si vergognarono, no? Quando è che ci vergogniamo? Quando ci sentiamo scoperti. E proprio questo subentra, il sentirsi scoperto. Oh, mettere a nudo la propria intimità e poi anche cioè, il pensare, no? Ma quanto sono stata stupida, sono stato stupido, ma come faccio a non uscirne? Ma com'è possibile che ci sono caduta? Tutte queste autoaccuse non fanno altro che farci restare in questa situazione. Nessuno è stato stupido, nessuno ci è cascato. Purtroppo, quando le persone le conosciamo, danno sempre il meglio di loro. Esatto. Tutto c'è. E nelle persone che fanno violenza, non lo fanno con noi la prima volta, l'hanno già fatta, l'hanno subita, la fanno subire e tutto il resto. Sono state vittime e adesso sono carnefici. Di conseguenza, non, tendo, il senso della vergogna è alimentato anche da questo, dal non aver capito la situazione. Non c'era niente da capire. Già. L'unica cosa che c'è da fare è quella di agire, perché finché mi chiederò perché è successo, perché è successo a me, dove ho sbagliato e tutto il resto, non agirò mai. Io dico sempre, pensa meno e fai di più, in qualunque circostanza. L'argomento è delicatissimo. Delicatissimo e ampio, infatti sto con l'occhio sull'orologio perché abbiamo più o meno 10 minuti. Volevo farti l'ultima domanda, poi passo alle domande perché vedo che c'è Chiara pure che ha una domanda. Chiara è da tanto che ha questa domanda. Volevo prendere al balzo solo il discorso della vergogna all'interno dell'intimità della coppia, in un fattore, diciamo, normale, tra virgolette. La vergogna gioca un ruolo fondamentale, no? Nella non comunicazione con l'altro, soprattutto a livello sessuale. Che cos'è, oltre al giudizio, che secondo me è palese, la paura del giudizio, che cos'è che può provocare vergogna? Anche la propria scarsa consapevolezza del proprio corpo o del proprio piacere, come dicevi tu? E come può. L'idea che abbiamo di noi, se non ci piacciamo, perché dovremmo piacere un'altra persona? Fondamentalmente è questo. In più è l'idea di dover comunicare magari le nostre fantasie e cose all'altro. Sì, l'altro ci può giudicare, ma soprattutto siamo noi i primi giudici. Siamo noi che ci mettiamo in cattedra e E ci bacchettiamo col vogliamo. nostro giudice Ci interiore, sempre battiamo, loro. esatto. E basterebbe scoprirsi autoerotismo, sessualità, comunicazione. La sessualità, spesso e volentieri ce lo dimentichiamo, è soprattutto comunicazione. Dire all'altro, dirci cos'è che ci piace per poterlo comunicare all'altro, ma per dircelo lo dobbiamo scoprire, no? Una cosa che si fa spesso e volentieri nella terapia è far fare un massaggio, se si è in coppia a vicenda o altrimenti ti fai fare un massaggio da una persona competente e andare a scoprire la nostra mappa dei punti erogeni, che non sono solo il seno, la vulva piuttosto che il pene, tutto. Noi siamo tutta una mappa di stimoli erogeni. Conoscerli ci consente di capire cosa ci piace e cosa non ci piace soprattutto e di comunicargli all'altro
e di guidare l'altro in questa sessualità, nella nostra sessualità, perché poi un po' noi donne tendiamo sempre ad adattarci alla sessualità dell'uomo, no? È lui che se la giostra, se la governa e tutto il resto. Ma spesso e volentieri questi uomini, se noi non gli diamo un feedback, non lo sanno, perché la sessualità non è una cosa innata. Tutti pensano che è una cosa innata, si fa così. Assolutamente no, No, è nessuno una ci ha cosa che imparato. si impara. Si impara come? Facendo esperienza. Assolutamente. Sull'altro, scoprendo le parti sessuali. Io avevo una coppia in terapia che si masturbavano dalle mutandine, dal reggiseno, da sopra, no? Quindi non si sono mai visti le parti intime l'uno dell'altro. Qui apriamo un mondo, però c'è anche questo: se a me la mia vulva, la mia vagina non piace, non ne trarrò mai piacere, avrò problemi a masturbarmi, avrò problemi a farmelo fare, avrò problemi nel rapporto sessuale, perché ogni volta, non conoscendomi, sarò contratta, sarò tesa. Se non proverò dolore, che mi va bene lì perché ho un'alta lubrificazione, magari, e magari all'orgasmo non ci arriverò mai, però. E io aggiungerei anche quando vi scoprite, anche con, come hai detto tu, no? Con il massaggio, che secondo me come iniziazione alla scoperta dell'altro è diciamo una piccola soluzione che può essere veramente molto utile. Ascoltate l'altro, statelo a sentire anche nei piccoli gemiti, perché magari avete toccato, avete sfiorato un suo punto erogeno. E non dicendolo direttamente, però ve lo sta dicendo comunque in quel modo. Quindi anche all'ascoltare i movimenti del corpo, come si muove la persona sotto le vostre mani mentre la sfiorate, e i sospiri, è tutto un insieme di sensi. Quindi imparate anche un po' ad attivarli questi sensi. Ebbene. È vero, è vero. Allora. Nelle sapienti mani di un amante fantasioso il corpo diventa uno strumento che risuona, una cassa armonica se ci Sì. pensiamo, È no? anche bella questa immagine che stiamo dando, quasi musicale, quasi artistica, però alla fine lo è. Sì, però. Alla fine lo è assolutamente. Allora, noi stiamo veramente con i tempi, sono qua, abbiamo quasi finito il tempo, sono rimasti circa 2 minuti. C'erano delle Wow! domande, ma andiamo a rifinire, credo, mi dispiace per Chiara. Se vogliamo darvi solo un feedback, guarda, te la leggo velocemente. Quando Sì, siamo dai. d'amore, i genitori, che consigli si dà ad una persona? Non ho sentito. Allora, Chiara dice sempre: quando si ha un modello malato d'amore, mette tra parentesi genitori, che consigli si dà ad una persona? Resettare il modello. Semplicemente questo, prendere un modello. È difficile costruirselo se uno non ce l'ha. Comunque, facendo tutto il contrario, già si attua il proprio modello. Questo è Se quello. faccio tutto il contrario da quello che mi hanno insegnato e che non mi piace, già va bene così. Possiamo anche prendere un modello, cioè tra le persone che conosciamo, qual è la persona che secondo noi è il genitore, perfetto, tra virgolette? E io prendo quel modello di amore. Questo, e poi mano a mano parto da lì per costruire il mio. Siamo un'eterna costruzione, siamo in eterno divenire. È una cosa bellissima. Io dico sempre: provate a fare quello che non fareste mai e vedete cosa succede. Quindi è anche un po' cambiare, anche dalle piccole abitudini che noi facciamo costantemente tutti i giorni. Provate un attimo a cambiare, a stravolgere, a essere un po' voi rivoluzionari della vostra quotidianità, del vostro essere. Provate a vedere che succede. Tanto voglio dire, peggio di così non potrebbe andare. Se uno già non è felice per come sta provando, magari a vedere tutto. Magari così. E poi un'altra cosa che magari io dico spesso, e questo un po' risuona, cercate sempre di essere la persona che avreste voluto voi vicino.
Quindi essere un po' lo specchio di voi stessi, perlomeno dell'idea che voi avete di amore, di persona, di compagno, di collega, questo è veramente in ogni ambito. Io per esempio, a me è riuscito benissimo questo quando sono diventato padre, sono diventato il padre che avrei sempre voluto avere io vicino e questo mi ha portato veramente a una mia rivoluzione, a una grande, una mia consapevolezza. Quindi, insomma, e sono felice di aver avuto oggi quel modello che per me era sbagliato, però poi è diventato un modello da stravolgere e quindi con me ha fatto un po' l'effetto contrario, però ci ho dovuto lavorare, ci ho fatto il mio percorso, cioè non è stata una cosa tac, no, i percorsi personali poi servono proprio anche a questo, soprattutto perché spesso non abbiamo proprio gli strumenti per saperlo riconoscere quello che è giusto per noi. Vero, il potere della riparazione. Già, e poi l'uomo ha una forte capacità di autoripararsi, perché comunque anche solo per spirito di conservazione tende comunque a salvarsi sempre, tant'è che le più grandi crisi poi ci danno la spinta proprio per risalire dal fondo dove siamo finiti. Quindi, insomma, bene, io Anna ti ringrazio veramente, è stata una chiacchierata, l'ora non è volata di più. Mi auguro che ci possiamo fare quantomeno, possiamo fare un bis e le persone hanno interagito e mi dispiace per tutti quelli che non sono riuscito magari a farvi rispondere a qualche domanda che avete fatto. Io vi ringrazio di aver partecipato, seguite Anna Garderi che su Instagram la trovate come il mio psicosessuologo Roma, seguite me per chi non mi conosce, sono Fabiano Siviliano Counselor, potete rivedere la diretta nel canale GTV, poi la passerò anche ad Anna e se volete la vedrete anche sul suo canale, oppure io ho anche il mio canale YouTube che caricherò. Quindi Anna, grazie veramente di tutto, è stato un grandissimo piacere, ti ringrazio veramente tanto. Grazie a te, è stato bellissimo. Queste quattro chiacchiere sono veramente volate. Sei stato un ottimo padrone di casa. Ecco, mi dispiace per le persone che magari non hanno avuto risposta, però in privato si può rispondere a tutti, o magari ne Perché nasce un'altra diretta dalle vostre domande. no? Perché no? Grazie, grazie veramente tanto. Ci vediamo con voi, ci vediamo la prossima settimana e resteremo, credo, anche sul stesso filone della sessualità. Vedremo. Vorrei parlare un po' di giochi, visto che all'inizio l'abbiamo detto che era importante il gioco all'interno della coppia, quindi vediamo un po' se riesco a far venire una persona e parlare di toys. Vediamo un po'. Oh. E allora, se andate sulla mia pagina Instagram, trovate proprio questo, un video sui sex toy. Benissimo, l'assist voleva arrivare lì perché dico so che tu ne stai parlando. Bene, grazie ancora, ciao a tutti e ci vediamo la prossima settimana. Ciao Anna. Ciao.